decenni è scomparso. È senza dubbio il personaggio del momento. È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. L'italiano nuovissimo. E vostro nome? Benito Mussolini. La nostra idea era di avere delle rotture, soprattutto nel terzo atto, anche con Nicola Gaglianoni. Può sembrare improvviso il terzo atto rispetto alla commedia, diciamo, della prima parte del film. Però in realtà noi abbiamo voluto ripercorrere esattamente la storia di un dittatore che all'inizio comincia col consenso e con le barzellette, col far ridere, anche lo stesso probabilmente può essere giornalista nel caso di Mussolini, e alla fine toglie la maschera. E questo in effetti, sia pure in modo metaforico, senza andare a fare che è stato rapito in Abruzzo, oppure appunto senza ripercorrere la sua biografia, però la biografia emotiva degli italiani che l'hanno vissuto abbiamo voluto ripercorrerla. È per questo che il terzo atto è improvviso, non è improvviso a caso. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera, però. Una dittatura non troppo dittatura. Un partito solo. Massimo due. Benito punto Mussolini è occupato, ma Dux 2018 è libero. Io non sono Dux 2018. Superuomo. Camicia nera. Eccellenza, lui. Preso. Onore e rispetto. Vabbè, beata lei, la ficcio con Gabriel Garco, è presissimissimo. E che cazzo? E che cazzo è libero? Ho semplicemente interpretato un giovane documentarista che non ha i mezzi per fare quello che vuole, perché il momento è difficile per esprimersi pure, però ha grande entusiasmo. Quindi quando vede Mussolini lo vuole sfruttare per portarlo in giro. Però rispetto a quello che ho fatto io ho cercato di leggere la sceneggiatura e di non fantasticare troppo, cioè non fare troppi pensieri. Io ero un giornalista sfigato che si relaziona a un pazzo che è identico a Mussolini. Come lo farebbe? Questo ho fatto. Non ho fatto troppo dietrologia, ecco. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Progetti per il futuro? Fare l'impero. Volevo che lui tornasse in una realtà contemporanea e volevo che fosse contemporaneo anche il linguaggio visivo che caratterizzava il film. Benvenuti al Sud, faccio un esempio. Io più che vedermi quello francese mi ero guardato 100 volte Pane, Amore e Fantasia, perché lì volevo una dolce vita italiana che fosse più classica. Qua anche dal punto di vista linguistico ho adottato tutt'altro stile, proprio perché lui non deve tornare all'Italia degli anni 50, ma deve tornare qua. E poi pure per differenziarmi dal regista documentarista Pippa che ci abbiamo qui all'interno del film. Ho cercato di fare meglio, eh. Che razza di persona sei? Un vincente. Eravate un popolo di analfabeti. Dopo 80 anni torno. E vi ritrovo un popolo di analfabeti. Quella era la parte più affascinante del film, secondo me, di come si raccontano i media e di come funzionano oggi i siti di informazione, tipo su internet. A me mi fa impressione che le persone si informano leggendo il titolo e guardando l'immagine dell'articolo, non vanno a vedere dentro all'articolo. E questo è un nuovo modo di fare informazione, cioè un sacco di persone si informano con i titoli. Se tu leggi i commenti, non c'entrano niente con l'articolo, quello che c'era scritto dentro. Perché il titolo deve essere accattivante, però disinforma allo stesso tempo. E quindi questo, si fa tutto per lo share, però è molto molto pericoloso. Perciò vince sempre il populismo. Sono a Roma o Addis Abeba? E se sono a Roma allora ci hanno invasi. Gli abissini hanno fatto scattare la controffensiva. Ciabatte, polpacci nudi. Dove è finito l'impero? Miei camerati, dove siete finiti? I musi gialli li avevo confinati sul Gran Sasso.
Chi cazzo voi? Cercate altro posto? Vai! Ma chi aveva previsto i bengalesi? Signora! Una femmina di stirpe italica. Signora? Signora, scusatemi. Per grazia, in che anno siamo? Che succede? Tutto bene? Che? È un film che fa ridere, però allo stesso tempo, almeno io quando l'ho visto, stesso io, un po' a un certo punto mi vergognavo delle mie stesse risate. In questo senso devo dire che è una delle percezioni che ho colto di più negli altri, e questo è disturbante. È disturbante il fatto che siamo in un paese dove forse non è tanto il problema soltanto del ritorno al fascismo, non ritorno al fascismo, ma siamo in un paese molto confuso. In questa confusione, secondo me, la parte più disturbante del film è che si sintetizza nell'ultima scena. Quegli occhi non si dimenticano. Anche allora la gente rideva, anche allora credevano fosse solo un comico.